Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi siamo ragazzi nell'ondata AC che ho registrato a parte perché volevo ricommentarla in un secondo momento, non potevo fare il video subito. Quindi iniziamo nel vedere l'ondata A di cui una spona nella parte superiore mentre l'altra subito vicino alla squadra. Ho mandato più veloce i pezzi, diciamo, noiosi dove gli eroi si avvicinano, diciamo, al villaggio principale, al recinto principale con gli eroi, e vediamo soltanto i momenti in cui riusciamo a polverizzarli. Ecco appunto finita l'ondata AC1. 89.000 oro abbiamo guadagnato in questa ondata. Vediamo subito la AC2 che parte compatta vicinissimo, quindi su teschio praticamente va l'engage che è perfetto. Molteplici skillate di zucca permettono ai vari damager di polverizzare l'ondata in fretta, mentre i pochi eroi residui si avvicinano pian piano. Vediamo l'ondata AC3, arrivano questa volta direttamente sui muri volando nella parte alta. Vediamo Zucca che da sola a sinistra skilla un paio di volte, Teschio e Anubis sotto. Anche Anubis con la sua skill, ragazzi, contribuisce in maniera davvero notevole a eliminare anche le wave più lontane, soprattutto dopo un paio di buff di Zucca e Cupido, praticamente shotta le wave che si stanno avvicinando. Ci accingiamo alla C4, dove entrambe le wave escono praticamente dallo stesso punto, ma ci va abbastanza bene, vedete? Abbiamo qui praticamente il centauro che si avvicina, il minotauro, il centauro, ed ecco qua che praticamente solo Cupido rimane fuori dal combattimento. E riusciamo a passarla, non erano tutte e due le ondate, ce n'era una che praticamente è stata polverizzata da lontano. Vediamo invece adesso che proprio entrambe le wave da sinistra escono, quindi entrambe sui muri, tutti partecipano nell'ondata 5 al combattimento contro il demone. Devo dire un ingaggio perfetto, perché grazie al danno per esempio di Golem, come vedete, riusciamo a uccidere tutte le truppe che si stanno avvicinando. Quindi praticamente ci ritroviamo soltanto noi con il demone, che dopo svariate ovviamente skillate e attacchi verrà giù. Quindi ovviamente se questo video come tutti vi è piaciuto, lasciate un bel like e un commento, fatemi sapere anche voi se avete passato questa ondata e con che eroi. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.